È vero o no che la borsa è solo un grande casino online? È vero quindi che è una bisca, come magari si sente qualche volta dire in giro? Lo vediamo insieme in questo video. Ciao, benvenuto. Io sono Luca Lixi, sono il fondatore di Lixi Invest e consulente finanziario indipendente. In questo video vediamo un po' quanto c'è di vero nell'affermazione che magari avrai già sentito in giro, che la borsa, quindi il mercato azionario, tendenzialmente per borsa si intende questo, sia solo una bisca o comunque sia un qualcosa molto simile al casino online. Ora anche i principali casino sono ospitati online, e questo è un po' quello che succede per la borsa. Quanto c'è di vero in questo? È vero che la borsa valori, la borsa è un casino, è una bisca? È vero, quindi contrariamente a quanto ho affermato in precedenti puntate, dove ho voluto, diciamo, focalizzare l'attenzione sul fatto che la borsa e il mercato sia rappresentativo dell'economia reale, ora ti voglio dire che la borsa valori può essere una bisca. Può essere, perché diventa una bisca se tu vuoi utilizzarla come una bisca e come un casino online. Spiego meglio. Allora, in borsa convivono tre anime differenti. Sono tre player, tre tipi di giocatori differenti. Sono gli investitori, gli speculatori e i giocatori d'azzardo. Chiaramente sono i giocatori d'azzardo coloro che reputano il mercato una bisca, reputano la borsa una bisca e così diventa per loro. Quindi è vero che la borsa è una bisca se la utilizzi appunto come tale. Ma vediamo un po' brevemente queste tre anime, così capisci anche te, diciamo, a quale ti conviene ambire per ottenere, diciamo, dei guadagni nel medio e nel lungo termine e investire con maggiore successo. Allora, ci sono gli investitori. Sono quegli attori che entrano sul mercato, quindi che acquistano titoli in borsa per ottenere un guadagno di lungo termine, per ottenere una rendita sostenibile nel tempo, quindi per ottenere un flusso di denaro, un flusso di entrate dall'investimento del proprio capitale. Va da sé che per essere un investitore che guadagna denaro dal proprio capitale, ci deve essere un capitale, deve essere disponibile un capitale. Di base, uno dei concetti chiave degli investitori è il concetto di lungo termine. Gli speculatori invece sono coloro che entrano sul mercato, quindi acquistano titoli esattamente come fanno gli investitori, quindi acquistano titoli in borsa, ma non sono fortemente interessati a un concetto di lungo termine. Puntano quindi a ottenere un guadagno nel medio, nel breve e anche nel brevissimo termine. Non si interessano delle rendite e quindi del flusso di capitale, ad esempio dei dividendi che può derivare dall'investimento, puntano unicamente a un apprezzamento del capitale, cioè apprezzamento nel senso di un aumento del prezzo oppure una diminuzione del prezzo nel caso di cui stessimo parlando di speculatori al ribasso, short seller. Quindi qui, nel mondo degli speculatori, torna un concetto di breve, massimo, medio termine, qualche volta invece anche brevissimo termine. Non si è interessati all'investimento di lungo termine. Ma mi piace qui riprendere una delle definizioni che secondo me è una delle migliori che fotografano la differenza tra un investitore e uno speculatore. È una definizione di Fred Schwed, che è un operatore di borsa degli anni 30, che è famoso per aver scritto questo libro, no? Where are the customer yachts? È molto interessante questa definizione che lui dice. Ora te la racconto. Secondo Schwed, investire è l'attività che deve evitare che un'importante cifra di denaro, lui la chiama una fortuna genericamente, diventi una piccola cifra di denaro. Vediamo quindi il concetto di investimento in un'ottica fortemente difensiva. Speculare, al contrario, è il tentativo, lo chiama effort, quindi il tentativo, lo sforzo di trasformare una piccola cifra di denaro in una grande somma di denaro, in una fortuna. Qua c'è una finalità offensiva. Chiaramente spieghiamo un po' meglio perché sono concetti molto relativi. Ciò non significa che per investire necessariamente si debba disporre di un'enorme fortuna, quella che può essere una grande cifra di denaro, per altri magari è poca roba. Quindi è un concetto assolutamente relativo, il concetto di fortuna e il concetto di grande importo. Al contrario, nel caso stiamo parlando della speculazione, non è detto che non si possa fare un'attività speculativa magari con una piccola cifra del proprio capitale. Speculare quindi su questa piccola cifra, parte del proprio patrimonio complessivo al fine di tentare di far diventare questa piccola cifra una grande cifra. Non è vietato far questo, anzi. Voglio chiarire anche questo perché, diciamo, secondo anche un po', non so, il lessico italiano, investire richiama un concetto positivo, molto profondo. Speculare no, speculare in italiano non ha un significato, un'accezione particolarmente positiva. E la speculazione è un'attività assolutamente lecita e può essere un'attività interessante, non c'è nulla di male
nello speculare. Chiaramente, attenzione, reputo sciocco speculare, quindi fare il gioco della speculazione su cifre particolarmente importanti o particolarmente rilevanti della propria vita personale, cioè i soldi della pensione, i soldi per, diciamo, gli studi dei vostri figli, magari non speculateveli giocando su un'azione particolare, questo non va bene. Però con una buona diversificazione nel patrimonio complessivo si può assolutamente tentare, effettuare questo tentativo di beccare il fuoricampo. In quest'altro libro, no? Questo è Peter Lynch, uno dei più grandi stock picker, si riferiva a quelle azioni che decuplicano il loro valore, perché esistono anche queste storie all'interno della borsa, li chiamava ten bagger, le possiamo tradurre, diciamo, in gergo del baseball, che non è diffuso neanche questo in Italia, anch'io non sono un grande appassionato, come dei fuoricampo, diciamo, non è proprio così, ma rende bene l'idea. Quindi nel frattempo che investiamo per la pensione, investiamo per i capitali dei figli, investiamo per la protezione futura con un'ottica di lungo termine, è assolutamente consentito e anche consigliabile dedicare una piccola parte del patrimonio all'investimento per finalità speculative. Ma prima abbiamo individuato un'altra categoria di persone che si aggira nei corridoi della borsa. Abbiamo parlato un po' di investitori, abbiamo parlato un po' di speculatori. Esistono anche i giocatori d'azzardo dilettanti, gli scommettitori, quindi, che sono, ahimè, i polli per eccellenza. Parliamo di persone che non hanno competenze, non hanno esperienze, non hanno obiettivi chiari, non capiscono il contesto in cui sono calati e non capiscono quali sono gli avversari con cui si stanno sedendo a giocare. Non capiscono niente, insomma. Loro sono solo spinti dal desiderio di fare il colpaccio, diventare ricco in fretta, e per questo motivo non diversificano le posizioni, non applicano nessun buon concetto di money management, si lasciano travolgere dalle emozioni più pericolose. Le due completamente opposte sono, da una parte l'avidità, dall'altra la paura, si lasciano travolgere da questo, cercano scariche di adrenalina e dopamina. Il punto è che, cioè, giocare d'azzardo oltre una certa soglia e con un approccio di un certo tipo diventa proprio una patologia. Cioè, si può trasformare da un'attività ludica a un'attività patologica, ludopatica, appunto, si dice così. Quindi oggettivamente, ragazzi, massima attenzione a questo, perché, cioè, un conto è farsi un giro a Las Vegas, farsi qualche puntata, l'ho fatto anch'io anni fa, non mi piace particolarmente l'ambiente, però volevo vedere che aria tirasse, oppure giocare due spiccioli e poi andarsene. Sì, io vivo a Malta, comunque una delle industrie trainanti è quella dei casinò fisici proprio, anche del gaming online, quindi conosco delle persone che sono magari dei giocatori d'azzardo, giocatori professionisti, faccio l'esempio del poker ad esempio. I professionisti anche in questo campo qua hanno un'attenzione ai particolari e dei buoni concetti di money management che, cioè, fanno invidia anche ai trader professionisti, perché loro sono dei professionisti e invece il giocatore, noi stiamo parlando del giocatore d'azzardo dilettante, quello che si butta a capofitto e che, vi assicuro, anche nelle sale dei casinò è visto come il pollo da spennare. Un conto è farsi un giro a Las Vegas, ripeto, al casino, vedere un po' che aria tira. Un altro conto è passare le nottate a giocare alle slot machine, nei casino online, soprattutto a quei giochi d'azzardo dove comunque la componente aleatoria completamente predominante rispetto anche a una certa componente di statistica, di competenza o di esperienza, insomma. Ora, abbiamo spiegato la differenza tra investitori, speculatori e giocatori d'azzardo. Avete anche capito che dovete essere investitori per il vostro futuro finanziario di lungo termine, potete anche essere speculatori con cifre marginali del vostro patrimonio, meglio evitare di essere giocatori d'azzardo e sicuramente evitare di essere dei giocatori d'azzardo dilettanti. Ma perché non si capisce bene la differenza tra queste figure, che viste così, cioè, avete capito quanto può cambiare il profilo dell'investitore da quello dello speculatore a quello del giocatore d'azzardo? Perché non si capisce a primo acchito questa differenza e la gente media fa tutto un calderone, è in borsa, tutta una bisca, speculazione, non si capisce niente. Il motivo è molto chiaro, perché avete visto che sono tre sport diversi che però utilizzano la stessa palla. Ok, c'è, cioè, la stessa palla, qui è una palla piccola da basket, non ho le mani così grandi, questa è una piccola palla souvenir. La palla che utilizzano è la stessa, parliamo della palla dei soldi, cioè sono tre sport che utilizzano i soldi, quindi lo strumento di gioco è uguale, con finalità completamente diverse, e anche il livello di gioco è completamente diverso. Pensa oggettivamente alla differenza che ci può essere tra il gioco, cioè un giocatore di basket dell'NBA, la Lega Professionistica Americana, giocatori di basket, che ne so, di una serie C italiana, per qualche anno ho giocato quando ero più ragazzino, oppure pensa magari al giocatore proprio della domenica, che non, diciamo,
che gioca lì al campetto, oppure un giocatore di mini base. Ok, in quel caso è anche lo sport è simile, che comunque usa la stessa palla orientativamente, però sono veramente degli sport completamente differenti. Quindi l'obiettivo è uguale anche in questi tre tipi di sport: mettere la palla nel canestro, e quindi da una parte mettere la palla nel canestro, dall'altra parte guadagnare. Quindi l'obiettivo è lo stesso, c'è tutta una differenza enorme. Pensate veramente alla differenza tra un Michael Jordan e, cioè, un LeBron James e il vostro amico, che dopo un minuto è già stanco, non riesce manco a palleggiare, così. Ma qui il problema è anche un altro, perché diversamente che dal basket da campetto o il basket dell'NBA, nel mercato finanziario il campo da gioco è lo stesso. Quindi veramente sul mercato azionario vi trovate il vostro amico dilettante che si trova nello stesso campo da gioco di Michael Jordan. Capite bene con quale tipi di risultati, perché ripeto, il campo da gioco, i confini del gioco del mercato, cioè il mercato è lo stesso per tutti, cioè le azioni che si possono comprare sono le stesse veramente per tutti, per l'investitore iperprofessionista, per l'investitore di lungo termine, per lo speculatore e anche per il giocatore d'azzardo, il tizio che si è aperto l'account di Robinhood e si mette lì a giocare con le azioni. Ora ricordiamo, giusto per concludere, diciamo, questa pillola formativa, cos'è davvero la borsa. Cos'è davvero la borsa, sia per gli investitori che per gli speculatori? La borsa è un mercato, ovvero un punto, non più fisico tendenzialmente, ma ormai digitale, dove si incrociano, dove si incontrano domanda e offerta. Domanda e offerta di cosa? Cioè di quale bene, di quale materiale, di quale prodotto? Domanda e offerta di soldi. La borsa è infatti il mercato dei soldi e il mercato delle aziende, o meglio, dei titoli che rappresentano le aziende, ovvero le azioni. All'interno di questo mercato c'è chi offre del denaro, gli investitori, gli speculatori, del denaro che ha in più, che ha in eccesso, che ha risparmiato e che in cambio desidera una remunerazione, desidera guadagnare qualcosa. Questi rappresentano l'offerta, offerta di capitale. Dall'altra parte c'è la domanda, c'è chi richiede del denaro, quindi parliamo di aziende perché necessitano di denaro per mandare avanti la loro attività, fare nuovi investimenti, per guadagnare di più col loro business, e in cambio di questo denaro offre una piccola partecipazione del proprio capitale sociale, che si potrà trasformare in un apprezzamento di questa partecipazione, che diventerà più sostanziosa, ci si guadagnerà del guadagno in conto capitale, oppure una parte degli utili, se ci sono degli utili chiaramente. Questo il mercato primario, okay, dove le aziende collocano direttamente quote di capitale o azioni direttamente agli investitori, e noi tutti investiamo nel mercato secondario, dove direttamente ci scambiamo questi titoli in cambio di denaro con altri investitori. Quindi se entri in borsa considerandolo per quello che è, ovvero un mercato, potrai fare molto bene con i tuoi investimenti, con i tuoi soldi. C'è da imparare, c'è da studiare, però almeno hai capito di cosa stiamo parlando nella sua vera essenza. È un mercato, tu pensa anche, no, un mercato rionale, ci sono gli altri operatori che perseguono i loro interessi, non è che stanno proprio cercando di fregarti, però magari cercano di venderti qualcosa a un prezzo maggiore di quello che potrebbe essere il suo valore corretto. Il punto è che sta a te non comprare, sta a te informarti, sta a te cercare di capire se può essere un buon investimento o un cattivo investimento, però non c'è la fregatura da bisca clandestina in sé, attenzione. Al contrario, se vuoi entrare in borsa con la mentalità da giocatore d'azzardo, i soldi sono i tuoi, non sono tuo papà, quindi non, no, con i soldi fai quello che vuoi, assolutamente, però ricordati due cose: anche al casinò chi vince è sempre il banco, e che anche nelle bische, se non riconosci subito chi è il pollo nei primi 30 minuti, si dice occhio che il pollo sei tu, e i giocatori più scafati non vedranno l'ora di spennarti. Fai quello che vuoi, però poi non lamentarti, non andare a piagnucolare che la borsa è tutta un casino ed è tutta una bisca, perché abbiamo spiegato com'è che funziona. Ciao, al prossimo video, iscriviti a questo canale YouTube per seguire, diciamo, seguire tutte le novità e gli aggiornamenti. Iscriviti anche al nostro gruppo Facebook Wikileaks, tutti i segreti della finanza personale, che è la comunità di investitori privati più grande in Italia. Ciao, al prossimo video.